Rieccomi, ho dovuto purtroppo dividere il video in due perché ero arrivata a 10 minuti e tempo scaduto, però non ho finito di spiegarvi. Allora, vi stavo dicendo che un altro che mi è piaciuto tantissimo, che ho provato il campione, è la crema rigenerante per mani e unghie dell'Omnia Botanica alla rosa moscheta. Anche quella è fantastica perché si assorbe subito, ha un buon odore. Idrata molto ed è particolarmente indicata appunto anche alle unghie e alle cuticole. Dicevo che appunto adesso quasi tutte le case cosmetiche hanno una linea di olio all'olio d'argan, alla rosa moscheta. Un'altra crema per le mani con cui mi sono trovata bene è quella dell'Erbania all'aloe, ma un po' tutte le creme all'aloe sono valide perché proprio l'aloe è un po' come l'olio di argano, fa un po' da passepartout, va bene anche d'estate per le scottature, eritemi vari, punture, sfiamma, idrata, rinfresca. Va bene un po' per tutto, però quella adesso non me la faccio vedere, non ve ne parlo, ve ne parlerò in un video a parte. E quindi sia quella dell'Omnia Botanica che questa qui delle Lan, sicuramente le prenderò, però non adesso perché vorrei prima terminare quelle che ho già cominciato e poi prendere altre, mi sembra uno spreco iniziare 3.000 creme. Anche perché, vabbè, prodotti del E l'Anna, allora, quella per le mani di cui vi parlo, oddio, non mi ricordo il formato, forse 100 ml, comunque ho visto sul loro sito, ho chiesto il prezzo, costa 8,50 euro e si trova bene o male in tutte le erboristerie. Mentre l'Omnia Botanica, per me è un po' difficile reperirla perché si trova principalmente agli acqua e sapone, ma che a sapone non ci sono, c'è cioè lì per stocchi è una cosa simile, però non ho mai trovato i prodotti Omnia Botanica, e che io sappia anche alla Auchan, sul mercato è possibile trovarli. Da qualche giorno sulla loro pagina di Facebook, anche sul sito, credo, è possibile anche comprarli online, però preferisco andare in un negozio così risparmio le spese di spedizione. Come dicevo, appunto, preferisco prima finire quelle che ho già cominciato. Quindi queste erano le mie preferite. E ditemi voi se le avete provate, se ne avete anche voi alcune da consigliarne, chi più ne ha più ne metta. Al prossimo video, ciao!